contro questo sistema di merda, contro queste organizzazioni che non hanno mai avuto nulla a che fare con i lavoratori. Ecco, questo è il regalo che faremo al PD, alla Lega, a tutti i partiti di merda che governano questo paese. Chi governa? Per conto del padrone, non sta coi partigiani, è solo un traditore. Chi governa? Per conto del padrone, non sta coi partigiani, è solo un traditore. Chi governa? Per conto del padrone, non sta coi partigiani, è solo un traditore. Fuori l'Italia dalla NATO, nessuna base, nessun soldato. Fuori l'Italia dalla NATO, nessuna base, nessun soldato. Fuori l'Italia dalla NATO, nessuna base, nessun soldato. Mi fai una dichiarazione? Sì, certo. Fronte della Gioventù Comunista, sì. Siete qui in piazza, avete fortemente contestato il PD. Sì. Come vivete voi il 25 aprile? Che cosa significa per il fronte della gioventù comunista il 25 aprile? Allora, innanzitutto per il fronte della gioventù comunista il 25 aprile non è una ricorrenza, è una data di lotta che noi stiamo portando avanti da anni, da quando ci siamo fondati come organizzazione. Per noi è una giornata di lotta perché questa non è l'Italia per cui sono morti i partigiani. La lotta partigiana, che era composta per la maggior parte da giovani, voleva una società diversa, voleva un'Italia diversa, voleva un'Italia socialista. Noi siamo venuti qua oggi per contestare il PD, ma non solo il PD, di tutte quelle forze dell'arco parlamentare che da quando si sono insediate, da quando governano, hanno deciso di portare avanti la loro politica di unità nazionale contro i lavoratori, contro gli stati oppressi e contro chi tutti i giorni si alza per portare il pane a casa. Noi oggi abbiamo voluto fare questa contestazione forte perché crediamo che le responsabilità della mala gestione di questa città, della disoccupazione, di quello che insomma non va bene, sia principalmente colpa di forze politiche come il PD che l'hanno governata per anni. Allo stesso modo sono responsabili quelle forze del centrodestra che hanno dato il cambio quando non veniva eletto. Ecco, per noi questa piazza serve anche a rilanciare la nostra partecipazione allo spezzone di classe sociale che abbiamo fatto per il 1° maggio, con appuntamento alle 9 in Piazza Vittorio, per dire che questa crisi non la pagheremo noi e che le nostre vite valgono più dei loro profitti, perché siamo contro questa guerra, contro le guerre imperialiste, per fuori l'Italia dalla NATO, nessuna base, nessun soldato per le guerre dei padroni. Grazie. Grazie a te.